Bentornati carissimi amici ed appassionati dei Mammut per questo nuovo video venerdì. Siamo qui nei Mammut Studios in compagnia di Daniele Gobbi. Buonasera Daniele. Buonasera. Dunque Daniele, non ci sono partite in vista, quindi facciamo un'intervista più stile backstage, ok? Dunque tu sei comunque vesti i colori giallorossi da 2010, però sei stato parecchio in Inghilterra, Brighton più precisamente, sì, no? Sono stato 3 anni in Inghilterra, dove ho anche giocato hockey. Ecco, quindi, che differenza c'è tra l'hockey inglese e quello italiano? Allora, questa è una bella domanda. Il gioco lì, a parte che giocano molto con la pallina, quindi c'è questa variante, però il gioco alla fine è lo stesso, quello che cambia è il clima, è la mentalità, lo spogliatoio. Proprio. Certo, ma torniamo all'ombra del Colosseo, torniamo in casa nostra. E cos'è il Mammut per te, visto che comunque stai in questo ambiente da molto? Guarda, come dicevo prima, lo identificherei con lo spogliatoio, con l'essere squadra in pista, ma soprattutto anche fuori. È una cosa che noi siamo stati accolti, io e altri ragazzi, dai Mammut, ecco, nel 2010, venivamo dal ghiaccio, e da lì è stato comunque quello che ci ha fatto rimanere in squadra. Quello che ci ha spinto a continuare ad impegnarci è stato più l'essere una famiglia. Questo. Certo, puoi raccontarmi magari un tuo aneddoto legato ai Mammut che descriva bene questa situazione, magari anche simpatico. Oddio, ora così non me ne vengono tante, però vabbè, quelli più divertenti sono sempre legati alle trasferte. Questi ricordo. Il primo anno facemmo trasferte in Sicilia, in Calabria, Puglia, ed ogni trasferta era un divertimento pazzesco tra di noi. Andavamo in pochissime, ovviamente, però era qualcosa che ti rimane nei ricordi. Pochi ma buoni, diciamo. Sì. Dunque ringraziamo Daniele Gobbi, sarà un piacere. Anche per questo venerdì è tutto e colgo l'occasione per augurarvi un buon Natale e felice anno nuovo, visto che questo è l'ultimo video venerdì dell'anno, no? Del 2018, e tu sei stato comunque sia fortunato a chiudere questo anno. Noi ci vediamo a questo punto nel 2019.